Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della collezione estate 2016 di Alchemilla, che si chiama The Olympian Secrets, i segreti dell'Olimpo. I nomi infatti dei prodotti sono ispirati alla mitologia greca. La collezione è disponibile da metà giugno e si compone di 4 ombretti in crema, quindi dei cream shadow, cream to powder, dai colori accesi e intensi, e 6 gloss, la maggior parte dei quali, più che gloss, si possono definire tranquillamente dei rossetti liquidi, vista l'alta pigmentazione e la coprenza. Io ho ricevuto l'intera collezione dall'azienda, quindi per testarla e parlarvene qui sul canale, quindi oggi voglio farvi vedere quello che ho ricevuto e anche ovviamente darvi le mie prime impressioni. Giusto per chi ancora non lo sapesse, Alchemilla Eco Bio Cosmetic è un brand italiano impegnato nella produzione di cosmetici e biologici nel pieno rispetto della natura e degli animali. I prodotti Alchemilla vantano 3 certificazioni: IGEA, LAV, Vegan OK, e sono anche testati su nickel, cromo e cobalto con una presenza di metalli pesanti pari allo 0,0001%. Cominciamo con i cream eyeshadow che io ho ricevuto già sistemati in una delle nuove palette personalizzabili Alchemilla. Sono 4 tipologie diverse, diciamo, di palette a livello, diciamo, grafico, a livello estetico, e si ricevono in omaggio con l'acquisto di 4 ombretti, oppure potete acquistarle al prezzo di 4 euro. Queste palette sono fatte praticamente in questo modo: abbiamo un cartoncino esterno sfilabile, che è questo, sul quale praticamente sono riportate delle frasi ironiche sul make-up e sulle donne. Abbiamo per esempio meglio tardi che struccata, oppure date ad una donna il trucco giusto e conquisterai il mondo. Sulla mia c'è scritto: non piangere mai per un uomo, ti si sbava il trucco. Quindi davvero molto simpatico questi pensieri che ci sono sui cartoncini esterni. La palette vera e propria invece è questa, una palette decisamente molto colorata, con il logo Alchemilla in bianco al centro. È una palette che ha una chiusura magnetica, è fatta in polistirolo compresso, credo, rivestita da cartoncino, quindi è davvero molto molto leggera, quindi anche molto pratica, però abbastanza sicura. Ha una chiusura, come vi dicevo, magnetica. Aprendola troviamo la frase "semplicemente amo la mia Colors Palette", e sotto troviamo l'alloggiamento per le gialle. In questo caso ovviamente ci sono i 4 ombretti in crema della collezione estiva, però potete ovviamente sistemarci i 4 ombretti in polvere. Questi contengono 4 grammi di prodotto, hanno un PAO di 12 mesi e un prezzo di listino di 6,10 euro. In questo momento però potete acquistarli fino al 30 giugno con lo sconto del 10% e pagarli quindi 5,49 euro. I colori sono sicuramente accesi, decisi, sgargianti. Io infatti non ammetto, insomma, che quando l'ho visto ho pensato che non sarei riuscita ad utilizzarli, anche perché sono estremamente pigmentati e comunque si possono utilizzare anche come eyeliner. Dice Alchemilla che si tratta di un ombretto in crema dalla formulazione cream to powder, morbidi, confortevoli, facili da applicare, che non vanno nelle pieghette e che si possono ovviamente applicare e anche sfumare con un pennello o con le dita. Il mio metodo preferito per l'applicazione è, come sempre direi, aggiungerei soprattutto per i prodotti in crema, proprio con le dita. A me viene più semplice sicuramente lavorarli con le dita. Dicevamo che sono degli ombretti sicuramente dedicati a chi ama i colori accesi e intensi sugli occhi, e secondo me sono ombretti che vengono valorizzati, utilizzati uno alla volta, proprio perché sono dei colori particolari e decisi e sicuramente sono destinati ad essere protagonisti del make-up. La texture di questi ombretti è sicuramente morbida, cremosa, direi anche un po' oleosa, però quando si fissano, si asciugano sulla palpebra assumono quindi questa texture invece poudre, quindi questo effetto polvere, e sono anche molto setosi al tatto. Hanno un odore che è davvero particolare, caratteristico, perché hanno una profumazione che è un misto tra un floreale delicato e quello, l'odore, insomma, tipico della pittura dei colori ad olio, in buona sostanza. Però a me non dà granché fastidio, perché praticamente svanisce, tende un odore che tende a svanire quando il prodotto si asciuga sulla palpebra. Comunque voglio andare 2 secondi a fare gli swatch, così vediamo i colori insieme e vi dico cosa ne penso.
Eccomi di ritorno e questi sono i quattro colori degli ombretti in crema. Il numero 1, questo, si chiama Etna ed è descritto come un rosso ardente dal sottotono caldo. È un fuoco, è un fuoco, è un rosso fuoco acceso, caldo e deciso, splendido, utilizzato come eyeliner, come l'ha applicato la mia amica bravissima Giulia Cova nel video di presentazione di questi prodotti. Il secondo si chiama Daphne e invece viene descritto come un verde prato vibrante dall'effetto pastello neon. È proprio un verde prato, è il, diciamo, quello che amo meglio, che a me piace meno di questa collezione, anche se devo ammettere che è un punto di verde davvero particolare. Il terzo si chiama Galene. Galene è invece un azzurro cielo intenso, bellissimo, e anche questo molto bello utilizzato sia sfumato sulla palpebra che come eyeliner. E infine abbiamo il numero 04, che è Dike, un rosa corallo caldo acceso con microparticelle riflettenti che garantiscono una luminosità elegante. È quello che vedete utilizzato oggi sia come blush che come ombretto sfumato sulla palpebra mobile. È un colore, insomma, che io adoro, è veramente il mio preferito tra i quattro ed è quello che utilizzerò sicuramente di più perché mi piace tantissimo in combo con gli ombretti della Sweet Peach di Too Faced. Anche oggi, infatti, ho utilizzato Dike e poi ho completato il trucco con gli ombretti della Sweet Peach, lega alla perfezione. Questo ombretto è praticamente l'unico, quindi gli altri sono tutti cream, diciamo, opachi. Questo è l'unico che ha quindi dei micro glitter all'interno, però non si notano a colore pieno, come vedete, insomma, nello swatch non si vedono. Si notano soltanto quando l'ombretto viene sfumato sulla palpebra. Io infatti la prima volta che l'ho indossato pensavo di aver preso un pennello praticamente con dei residui di qualche ombretto glitterato, invece poi ho capito che sono proprio nell'ombretto. Devo dire che non danno granché fastidio, anzi danno solo giusto un tocco di luce, non sono molto invasivi e comunque secondo me, insomma, un gran bel colore. Volevo dirvi che io ho provato, mi scuso sempre per il fiatone, però ovviamente capite la mia situazione, sono un po' affaticata. Allora, io praticamente l'ho voluti provare come basi per ombretti in polvere, come ombretti quindi applicati sulla palpebra mobile, come eyeliner e anche come blush e rossetto. Andiamo con ordine. Utilizzati come basi per ombretti in polvere funzionano alla perfezione. Sicuramente ne aumentano la durata e ne intensificano i colori. Utilizzati sulla palpebra, quindi come ombretto, ci sono delle precisazioni da fare, perché se voi li andate a stratificare, praticamente quindi come dire, aggiungendo prodotto, magari picchiettandolo, tamponandolo sulla palpebra, senza andare a sfumarlo, quindi per cercare di ottenere questo effetto cromatico, quindi questo colore così pieno e intenso, in questo modo a me, dopo un po' di tempo, vanno nelle pieghette, perché praticamente è come se non si asciugassero mai del tutto in buona sostanza. Tutto cambia invece applicando il prodotto in modica quantità e sfumandolo per bene sulla palpebra. In questo caso su di me durano anche 7-8 ore senza andare nelle pieghette, però devo ovviamente specificare sempre l'utilizzo del primer prima di applicare l'ombretto, e che io non ho una palpebra oleosa fortunatamente e che ancora non sta facendo caldo dalle nostre parti, quindi in effetti non so se questa performance la riusciranno a mantenere anche con un caldo, voglio dire, con le alte temperature dei mesi estivi. Quindi praticamente ricapitolando, ovviamente facendo questa operazione, quindi andando a sfumare per bene l'ombretto sulla palpebra con un pennello o con le dita, sicuramente però quello che si ottiene è che si perde l'intensità del colore, la saturazione. Come vedete, infatti, io oggi ho applicato il corallo, il rosa corallo, che è questo, e come vedete, insomma, l'effetto è sicuramente diverso del colore sfumato, ma devo dire che per me è sicuramente
meglio, perché magari questi colori mi sembravano così importabili, devo essere sincera, almeno per me, per un utilizzo quotidiano, invece assolutamente sfumati sulla palpebra non lo sono affatto, perché comunque l'effetto poi finale è molto più soft e molto più delicato rispetto al colore che si vede nella gialla. Sono degli ombretti tra l'altro che non si fissano immediatamente, quindi si lasciano tranquillamente lavorare, si stendono, che è una bellezza, in maniera uniforme e assolutamente senza creare delle macchie, quindi nulla da dire da questo punto di vista. Utilizzati come eyeliner sono una bomba, sono davvero una favola. Praticamente si ottiene sulla palpebra esattamente questo colore che vedete, il tratto scorre uniforme e preciso, rimangono, non perdono, voglio dire, durano tantissimo senza perdere durante la giornata di intensità o sbavare, quindi davvero come eyeliner sono sicuramente favolosi. L'ho voluto provare anche applicandoli praticamente sulle labbra, in particolare ho utilizzato proprio il Dig, sempre questo colore che ho oggi sulle palpebre. Devo dire che non mi fa impazzire utilizzato come rossetto, perché comunque dopo un po' è una texture che tende a seccarmi le labbra. E devo essere sincera, oltretutto sono delle due colorazioni che non amo particolarmente sulle labbra, quindi non li utilizzerò come rossetto. Mi hanno stupito invece utilizzati come blush, veramente mi piacciono proprio tantissimo, perché si sfumano, che è una meraviglia. Io stamattina ho picchiettato un po' di prodotto e poi l'ho sfumato con un pennello angolato e si sfuma, che è una meraviglia. Questo effetto poudré è davvero proprio setoso sulla pelle e dura tantissimo. Io comunque subito dopo l'applicazione lo fisso immediatamente con una cipria. Quindi, per concludere, non sono sicuramente degli ombretti che da utilizzo, diciamo, quotidiano, almeno parlo per uso, diciamo, personale, però sicuramente quest'estate li utilizzerò con piacere, sia in questo modo, quindi abbinati ad un ombretto in polvere magari nella palpebra mobile, che utilizzati come eyeliner, perché davvero, insomma, sono davvero colori accesi, vibranti, colorati, perfetti proprio per l'estate. E con questi ombretti Alchemil ha voluto dimostrare proprio il fatto che non ci sia niente da invidiare, che il make-up bio non ha nulla da invidiare al make-up classico, e che si possono realizzare dei trucchi colorati, di moda e nello stesso tempo però performanti, senza andare a rinunciare alla formulazione biologica, che mi sembra, insomma, un concetto che non fa una piega. Questo è tutto per quanto riguarda i quattro ombrettini. E passerei all'altro prodotto che fa parte della collezione, e sto parlando dei Full Color Shine Lip Gloss. Sono quindi sei gloss che si presentano in questo pack, quindi dal corpo trasparente che ci fa vedere il colore del prodotto contenuto all'interno, tappo nero a vite, un pratico applicatore a spugnetta, dal taglio leggermente angolato, taglio leggermente obliquo, che sicuramente consente una stesura e un'applicazione precisa anche sul contorno delle labbra. Contengono 10 ml di prodotto, hanno un PAO di 6 mesi e costano in questo momento, con lo sconto del 10%, 7,11 € anziché 7,90 €. Questi gloss, quindi questi 6 gloss, in realtà si possono distinguere tra questi gloss tre tipi diversi di gloss, perché abbiamo praticamente tre colori che sono estremamente pigmentati, coprenti ad effetto proprio vinilico sulle labbra, altri due che sono altrettanto pigmentati ma contengono delle perlescenze all'interno, e uno è il vero e proprio gloss della collezione, perché è un gloss su base trasparente con glitter. Anche in questo caso, un minuto, vado a fare gli swatches così li vediamo insieme. Eccomi di ritorno con gli swatches dei lip gloss. Ho cercato di disporre gli swatches proprio in modo che voi possiate anche valutare proprio la differenza di finish. I primi tre sono i più pigmentati, coprenti, nonché i più colori più accesi ed estivi. Gli altri due, quindi, sono molto pigmentati, anche se contengono perlescenze. L'ultimo è il vero e proprio gloss, un classico gloss a base trasparente. I colori sono nell'ordine: il primo posto, Febbre, corallo delicatissimo con una leggera componente rosata, esalta l'abbronzatura e riscalda i lineamenti. È un bellissimo corallo
giallo rosato, un saturo di colore ad effetto rossetto liquido, un colore prettamente estivo e molto bello, però non è adatto al mio tono di pelle. Io questo non l'ho ancora indossato, però già mi rendo conto, insomma, che è un colore un po' lattiginoso e molto acceso, che non sta, fa un po' a cazzotti, insomma, con il mio incarnato, soprattutto con l'abbronzatura, perché praticamente diventa un evidenziatore ed è un effetto che a me non piace. Il secondo colore si chiama Hypnos, è un fucsia dal sottotono freddo, effetto vinile per labbra audaci. Questo è un bellissimo fucsia, acceso, freddo, coprentissimo alla prima passata. È uno dei colori più belli della collezione. Questo l'ho indossato ed è veramente splendido. E per le amanti del fucsia è un colore da non perdere. Segue Auge, o Auge in francese, rosso pieno dal sottotono caldo, morbido e luminoso. È un rosso dal sottotono caldo, ma non troppo aranciato, come vedete. Anche in questo caso il colore è pieno e deciso già con la prima passata. Segue Teros. Teros è un colore molto particolare, un colore inedito ottenuto dal bilanciamento di bronzo, marrone e arancio ed è caratterizzato da una texture gold ultra brillante. È un bronzo terracotta ramato, è difficile anche da descrivere, diciamo un ruggine perché è molto simile al color ruggine, è davvero caldo come colore, molto particolare ed è il mio preferito. Con questo gloss è stato davvero amore al primo sguardo. E ha delle perlescenze all'interno, ovviamente è quello che indosso, ha delle perlescenze all'interno, però non si avvertono minimamente come sensazione sulle labbra, e quello che viene fuori invece sulle labbra è sicuramente il suo sottotono, la sua componente decisamente aranciata, che io ho voluto come dire, accentuare abbinandola ad una matita che non ho neanche portato qui con me, comunque una matita di un brand greco che in Italia neanche si può reperire, però potete abbinarlo ottenendo un risultato meno aranciato con la matita mandorla di Wycon. Mi ha stupito, anche non è comunque così aranciato, diciamo, come colore, e mi ha stupito la coprenza, perché è vero che ha delle perlescenze questo gloss all'interno, ma è assolutamente coprente alla prima passata ed è veramente bellissimo, secondo me, per un utilizzo quotidiano. Il colore successivo si chiama Nemesi, descritto come borgogna metallizzato dalle micro riflettenze multicolor, fucsia, azzurro e rosso fuoco per labbra sensuali e in primo piano. È un colore sicuramente più adatto all'inverno e all'autunno, in buona sostanza. Un viola prugna marroncino con riflessi multicolor. Necessita questo di più passate per una coprenza totale e comunque sono sicura che questo è un colore che piacerà a tante di voi. È davvero molto molto bello, Nemesi. Infine abbiamo Etere e invece si tratta di un rosa ultra perlato dal colore impercettibile. Le micro riflettenze argente illuminano il sorriso mettendo in risalto il bianco dei denti ed è ideale anche per rendere brillante, diciamo come top coat, per rendere più brillanti i rossetti. È un gloss trasparente, praticamente un trasparente rosato ricco di glitter argento che illuminano le labbra. È il vero e proprio gloss della collezione e infatti è quello che mi piace sicuramente meno del gruppo. Ora hanno una profumazione delicata, una profumazione fruttata delicata che però devo ammettere a me in questo momento, diciamo, un po' di fastidio lo dà sempre per il discorso delle nausee. E hanno comunque tutti una texture che è una texture densa, ma non appiccicosa, per nulla appiccicosa, facile da stendere, che lascia le labbra assolutamente morbide e idratate e non si avverte molto come sensazione, quindi sulle labbra, non è uno di quei gloss pesanti, insomma. Ora, sono sicuramente dei prodotti adatti, fantastici, perfetti per l'estate perché sono facili da applicare e da riapplicare e per il loro finish luminoso che è più adatto a look freschi ed estivi. Io ancora non li ho provati tutti, però sicuramente i miei preferiti sono proprio Hypnos, quindi il fucsia e Teros, quello che sto indossando. Sono sicuramente i due colori più nelle mie corde. Io sicuramente ve li consiglio abbinati ad una matita labbra.
come ho fatto io oggi, questo per aumentare la definizione, la tenuta e per evitare che il prodotto possa sbavare. Allo stesso modo vi voglio consigliare di non stratificare troppo il prodotto, di applicarne poco per volta praticamente, sia perché non serve obiettivamente con questa pigmentazione andare a stratificare il prodotto, ma poi può più facilmente tendere a sbavare, mentre in questo modo, se li applicate con una matita di base sul contorno e in una modica quantità, il colore praticamente come se si fissasse, si fissa proprio sulle labbra e dura anche molto di più. Su di me durano tranquillamente 3-4 ore e tendono a sbiadire comunque in modo uniforme, perdendo ogni tanto, sì, perdendo con il passare del tempo un po' di lucentezza. Sapete che non amo il grosso, non è sicuramente uno dei miei prodotti labbra preferiti, il grosso in generale, però diciamo che questi, a parte etere, sono comunque qualcosa di un po' diverso. Io non amo proprio questo tipo di grosso, comunque il grosso trasparente con brillantini, quelli appiccicosi, insomma, che si usavano tanto tempo fa, e adesso fortunatamente sto notando che i gloss stanno sempre di più diventando dei rossetti, dei veri e propri rossetti liquidi, come abbiamo già notato a proposito dei vernissage di Neve Cosmetics, e quindi praticamente con una resa poi assolutamente diversa sulle labbra. Questa è una cosa che a me personalmente fa molto piacere. Se amate comunque i gloss, vi consiglio assolutamente di provarli. C'è una bella gamma cromatica, abbiamo infatti dei colori tenui e dei colori sicuramente più intensi con un bel mix di finish. Per concludere, sicuramente direi che questa Olympian Secrets è decisamente una collezione allegra, giocosa, che invita proprio a giocare, a sperimentare con il colore, e secondo me è davvero perfetta per l'estate. Prima di chiudere però solo un cenno a due maschere per capelli, sempre al Camilla, che ho ricevuto, e maschere bio, una al mirtillo e una alla fragola e panna, che non sono però riuscita ancora a provare, questo perché per comodità sto facendo la piega dal parrucchiere praticamente, ce l'ho poi tra l'altro sotto casa, esco col mio portone dentro al parrucchiere, quindi è una tentazione in più per cercare di evitare qualche sforzo, e praticamente quindi non le ho provate, però sto per scendere la prossima settimana, dovrei trasferirmi 2 mesi al mare, quindi sicuramente con calma le proverò e vi aggiornerò sui risultati. Sono comunque delle maschere che contengono 200 ml di prodotto, hanno un pao di 12 mesi e hanno un prezzo di 10,80 euro. In questo momento però potete acquistarle scontate del 15% e pagarle soltanto 9,18 euro. Il pack, come vedete, è molto molto carino, è un barattolo praticamente trasparente con tappo bianco, all'interno c'è una protezione praticamente salva prodotto, e ovviamente le fasce delle etichette hanno il riporto, il colore degli ingredienti principali, e ovviamente ci sono anche proprio rappresentate le immagini sulle etichette, sia dei mirtilli che di fragola e panna. Io spero stia mettendo a fuoco, comunque fidatevi, sono molto molto carine le etichette, e le maschere hanno anche un profumo davvero delizioso e invitante. Io veramente spero di non aver problemi con queste profumazioni, perché voglio assolutamente provarle. L'applicazione, l'utilizzo è abbastanza semplice, vanno tenute applicate sui capelli lavati e tenute in posa una decina di minuti prima di risciacquare. E abbiamo nello specifico una maschera quindi bio per capelli lucidante al mirtillo, indicata per rendere i capelli morbidi e lucenti, quindi una maschera che dona lucentezza e vitalità al capello, e invece una maschera ristrutturante, sempre bio ovviamente, fragola e panna, ricca di estratti vegetali, indicata per capelli secchi e danneggiati, proprio perché va ad esercitare un'azione riparatoria. Alla fine di questo lunghissimo video io ovviamente ringrazio Alchemilla per l'opportunità di testare tutti questi prodotti, e ovviamente spero di esservi stata utile. Vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video, e ci vediamo alla prossima.